Noi del Comitato Voggiano dobbiamo rimarcare alcune cose sulle unioni e sulle fusioni di comuni, perché di questi tempi se ne sentono di tutti i colori. La prima è che le unioni di comuni non sono obbligatorie. Sono obbligatorie e non da subito solo le gestioni associate e solo per i comuni sotto i 5.000 abitanti. La seconda cosa che c'è da dire è che le unioni non sono reti o altro di comuni, sono degli enti di secondo grado, quello che assumono in carico è di esclusiva competenza delle unioni stesse, quindi tasse e quant'altro. A tutti gli effetti sono una specie di enti svuota poteri dei comuni. Infatti in origine erano nate come passo intermedio verso le fusioni di comuni. Un'altra cosa da dire è che non è vero che le fusioni di comuni nascono con un referendum. Le unioni di comuni partono normalmente con delle delibere dei consigli comunali e di solito la gente non sa nemmeno niente. Il referendum consultivo è una delle ultimissime fasi prima della fusione vera e propria e di solito le persone non hanno nemmeno il tempo per prepararsi a questo referendum in caso non siano favorevoli. Un altro mito è che le unioni e le fusioni fanno risparmiare. Ad esempio ci sono parecchi elementi che indicano che l'unione Retenus, Veggiano, Saccolongo e Rovolon, e sappiamo che alcune liste di Cervarese vogliono entrare in questa unione, comporta costi aggiuntivi secondo noi. Per quanto riguarda le fusioni, le unioni in generale, a noi risulta invece che costino di più.